Eccoci qui, io sono Rix, con me Crystal, e Ciao a tutti. siamo qui con la prima puntata di Si Gioca. Ah, va, va, va. E cosa faremo? Faremo un commentary con cose non serie, ci discostiamo un po' dal classico ormai di YouTube, e facciamo cose divertenti, sperando appunto che vi divertano. Insieme a me, nei gameplay, c'è Crystal. E cosa ne pensi tu di questo progetto? Ma guarda, secondo me appunto non vorrei tediarvi troppo con strane elucubrazioni a varie, però secondo me questo qua è veramente un progetto, diciamo, interessante, perché siccome io vedo su YouTube sempre questi commentari seri, che poi alla fine dicono sempre le stesse Sì, cose, esatto. cioè il Galile è forte, usa quello, usa il FAMAS, usa quell'arma lì, devi usare il supporto aereo, cose così, cioè alla fine sono sempre le stesse cose. Mentre io e Rix, appunto, abbiamo avuto questa idea qua di dire: no, mettiamoci in gioco e facciamo un commentary un pochino più stupido, o almeno più divertente. Ecco, qui faremo delle partite a caso, cioè faremo delle partite in cui non ci saranno colpi di scena, grandi mosse, diciamo, grandi tomahawkate, sniperate, robe varie. Però registriamo queste partite a caso, così velocemente, e le prime che ci capitano, e le commentiamo così insieme, ridendoci sopra un po'. Ecco qua, cos'è che abbiamo un po'? Vabbè, a parte il tomahawk mio di culo, abbiamo il come non prendere una bandiera, e mi dicono, i colleghi mi dicono di mai mirare con lo spasso, che trovo senza Esatto. senso, però vabbè. Perché occupa più della metà della mira e non vedi una benamata Ah, segua. in quel senso lì, ok. Allora sì. Cioè, è giusto, Rix, mi sembra Sì. anche giustissimo. Qua abbiamo il solito minchione accecato col C4, accecato che scappa. E si becca un C4 sulla schiena. Vabbè, niente di esorbitante, Giusto. trascendentale. Stiamo prendendo B. Qua abbiamo la Direi camperata. camperata per RC, un alleato in l'RCXD, arrivo. che sarebbe la micro macchina Nemico circa esplosiva. il nostro radar. Ecco, l'RCD secondo me ha rovinato anche abbastanza multiplayer, Rix, perché a mio parere, cioè, non è per stonare i camper, come dicevano i programmatori, come diceva Treyarch. Secondo me è veramente una macchina da morte per le persone che avevano 10 uccisioni e sono tutte felici che dicono adesso chiamo i cani, sì! E arriva sto RCT a rompere i coglioni e li Vero, vero. ammazza. È a dir poco fastidioso. Esatto. E infatti a me è capitato tantissime volte che l'RCXD mi ammazzasse a 10 uccisioni di fila e sinceramente mi incazzavo un pochino. Vero, vero. Con la spiega che ovviamente dici no, non mi beccherà mai, poi becca te. Esatto, magari all'ultimo momento gira, fa tipo Esatto. un 360 per venire da te, no, magari c'è uno che sta correndo davanti all'RCXD, no, lui gira e viene da te, no, perché? Ecco, allora qua c'è un'arma che io non vi consiglio mai di usare, che Rix ha appena preso, l'Enfield. Cioè, oddio, non è una bruttissima arma a mio parere, perché ad esempio io il duo prestigio per un 30 livelli l'ho usata tranquillamente, e comunque faccio anche buoni ratei per essere all'inizio, almeno facevo 1,70, 1,60, così, però alla fine, andando avanti, ho scoperto che sono altre armi molto più meritevoli, come appunto Stiamo prendendo FAMAS, bravo. AK-74, AK-47, robe varie. Ma E non la ci stiamo a balestra. dilungare su queste cose, E anche perché la sono troppo balestra. serie. La balestra usatela tutti. No, dai, ti prego, la bestia è bruttissima, Sì, Rix. vabbè. Concordo. E beh, qua abbiamo delle cagate, così, e qui. Questo qua lo vedrete anche dopo. È un Questo gameplay. personaggio. Sì, un grande. Sicuramente. Aggiungetelo tutti sul live, sul PSN. Peccato che qua non si possa vedere bene il nome, se no avrei consigliato a tutti per farvi quattro sane risate in Nella compagnia. descrizione poi aggiungetelo tutti e scriveteli che ha vinto un premio. Si sentirà onorato. Ok, E qua. ah, qui un altro. Un altro personaggio. Cioè, vi consiglio tutti di mettervi lì così fate beccare subito. Qua Ecco. sono fratelli, Combattete fino di all'ultimo sicuro, respiro. non farei. Poi io non capisco le coltellate in Black Ops, dico. Ma cioè, qualche volta sembra che tu abbia comando, qualche volta sembra che tu non riesca anche a coltellare un centimetro dalla tua faccia. Boh. Poi qua. Questo qui in Modern Warfare 3 sarà il prossimo Stinger. Esatto. Se vi Come avete cacciare un voluto. supporto Stiamo prendendo aereo. A. E allora, qui abbiamo boh, una normalissima
gazzellata, come la chiamo io, cioè un bagnocchio, come lo chiamano. Simpaticoni, ecco, simpaticoni che saltano, vabbè, no comment. Beh, allora, Riz, Non fatelo. io sì, non fatto sicuramente, però qualche volta per scattarsi un po' in compagnia, comunque per fare un po' il babbo, cioè secondo me ci sta come cosa. Almeno, sempre meglio che campare tutta la partita per 10 minuti. Se la subisci, no, Ecco. è abbastanza palloso. Però vabbè, E qui cosa abbiamo? abbiamo la sigla dei premi, ve la lasciamo gustare a voi. Allora, i premi, questo qui stava abbronzando, si preparava per l'estate abbronzandosi. Questo qui l'abbiamo visto prima, ne abbiamo parlato un bel po'. Un personaggio, Sì, ci sì. sceglie. Poi sì, Guarda, Rix, è il migliore questo. secondo me il migliore di questa, diciamo, hit parade di premi è Mr. Abbronzatura, perché, cioè, è proprio, quale è stato proprio casuale come cosa, no? Vedi, sto qua si è sdraiato di così. Dici, vabbè. Siamo arrivati alla fine del primo episodio di Si Gioca. Sicuramente andremo avanti, ne faremo altri. Voi seguiteci, iscrivetevi, mettete un bel mi piace e arriveranno tante nuove rubriche, tipo quella di Mardo. Raccontaci un po' cosa farai. Ma guardate, allora io farò una specie di angolino in cui parlerò di come cominciare a approcciarsi ai multiplayer competitivi, come ad esempio Call of Duty. Come ad esempio Call of Duty, in cui io sono, tra virgolette, uno che comunque sa giocarci e ci gioca tanto tempo. Buffone! Buffone! Siccome avendo giocato a tutti Call of Duty dal primo fino a Black Ops, posso comunque dire di sapere comunque qualcosa sull'argomento. E vi darò comunque dei consigli pratici su come muoversi in multiplayer, come fare i primi passi. Vi consiglierò le armi più forti, come muoversi nella mappa e altri consigli che vi darò prossimamente. Sì, poi arriveranno probabilmente la recensione di Meg da parte di Trincia, si spera, prima o poi. Poi Esattamente. un unboxing di bullone poligonale. Che non fa parte di Moore, sottolineiamo, però ci aiuta comunque. Sì. E E poi, poi guarda, no, sì. avremo anche, quando uscirà il gioco, ovviamente, avremo anche un unboxing fatto da me sulla Limited di Forza Motorsport 4, che mi arriverà direttamente da Amazon.it, che ho già preordinato. Quindi spero che mi arrivi il più presto possibile per farvi in breve tempo un unboxing.